Dopo il bando della regione sono stati più di un centinaio gli operatori turistici che hanno dato la disponibilità ad accogliere le famiglie ucraine in arrivo in Abruzzo. L'obiettivo è stato quello di creare una rete di accoglienza volta a fronteggiare la richiesta, una risposta importante quindi che sembra coinvolgere soprattutto il teramano che ad oggi rappresenta quasi 2/3 di tutte le disponibilità abruzzesi pervenute. La necessità di trovare alloggi disponibili per i profughi in arrivo dall'Ucraina è dovuta anche alla carenza di posti letto nei centri di accoglienza, Cassa Abruzzesi, una condizione di ospitalità che al momento non preoccupa il comparto ricettivo della nostra regione in vista dell'estate, così come dichiarato dal presidente di Assoturismo Confesercenti Abruzzo, Gianluca Grimi. Allo stato attuale è tutto ampiamente sotto controllo, peraltro il nostro sistema dell'accoglienza è già purtroppo ampiamente rodato da tutte le catastrofi che abbiamo subito negli ultimi anni, di conseguenza il meccanismo è ampiamente rodato. Ci potrebbe essere una tematica di stagione estiva, ecco, se i numeri rimangono questi o poco più siamo anche in grado di gestire la situazione d'estate. Se dovesse cambiare la situazione, aumentare i numeri o prolungarsi il periodo, ovvio che la stagione estiva potrebbe presentare qualche problematica, sì gestibile, però comunque qualche problematica. Anche in questo caso però già ci sono piani per lo spostamento verso aree più interne sia dell'Abruzzo che anche di altre regioni. Devo anche dire però che oggettivamente la preferenza dei profughi ucraini in questo momento va per la sistemazione in famiglie di amici o comunque conoscenti, d'altra parte il governo sta anche sostenendo questa situazione con incentivi direttamente alle famiglie. Qual è la somma che viene erogata agli hotel che accolgono queste famiglie? Allo stato attuale circa 60 euro che è una cosa giusta, non è proprio tantissimo considerato che adesso anche funziona il riscaldamento negli hotel che porta via parecchio costo. Cioè il vero problema sostanzialmente in questo periodo per noi è quello di arrivare ad una stagione estiva con dei costi possibilmente in grado di essere contenuti e allo stato attuale non lo sono.